Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale Let's Talk About. Questo video oggi lo voglio dedicare a tutti noi che siamo sempre in casa, purtroppo per un periodo di storia veramente molto complicato e molto difficile. Consiglio a tutte le donne e le ragazze che mi seguono di non lasciarsi andare nelle tristezze, siamo comunque tutti sulla stessa barca. E magari in qualche giornata un po' più cupa, quando avete tanti pensieri, prendervi cura di voi stesse può sembrare una cosa minima, però sappiate che per il vostro stato d'animo vedervi comunque sempre belle è un'ottima cosa. Quindi durante la nostra quarantena, mi raccomando, non lasciamoci andare. Vi voglio far vedere appunto come ho gestito io il make-up da quarantena. Molto semplice, molto neutro, che però vi dà quella luce in più che magari in questo periodo vi manca. Vi lascio subito al tutorial, ci vediamo poi più tardi. Molto bene ragazzi, iniziamo con la preparazione della base. Mi raccomando, un make-up che tiene per tutta la giornata deve avere una bella base. Quindi, primo passo, andiamo ad applicare una base. Secondo passaggio, applichiamo ovviamente a piacere uno dei fondotinta che più preferiamo, prodotto di MAC, lo Studio Fix Fluido, che ha anche tra l'altro una protezione solare del 15 e il numero che ho io è NC17. Lo applico semplicemente con una beauty blender. Andiamo molto bene sul collo. Una volta finito io applico l'antiocchiaie, in questo caso uso un prodotto di L'Oreal che in realtà è una base più fondotinta, più cipria, più correttore ed è Accord Parfait Genius. La tonalità è 1.5, quindi con una spugnetta, in questo caso uso ancora la mia beauty blender, vado ad applicarlo sulle zone delle occhiaie. Ora procediamo con il fissaggio di tutto ciò che era liquido, con una parte in polvere. Prodotto preferito in assoluto di Clarins, ve ne ho parlato nei miei prodotti preferiti, con polvere di riso completamente naturale, e la passo su tutto il viso con il mio pennello. A questo punto, per ridare un pochettino la forma di tridimensionalità al mio viso, che è un po' andata a cancellarsi con i prodotti prima, vado ad applicare il mio prodotto preferito per fare il contouring, che è una terra di Too Faced che è aromatizzata al cioccolato e dentro c'è proprio della polvere di cacao che è strabiliante, mi piace un sacco. Quindi vado semplicemente con il mio pennellone a definire tutto l'ovale del viso, accentuando un pochettino lo zigomatico. Che profumo! Poi cercherò di fare una V doppia, quindi partendo da un muscolo zigomatico, tornando su verso il naso, scendendo di nuovo e in questo modo. Quindi giù e su. In questo modo risalteremo tutto il nostro sorriso e ovviamente andiamo a ridefinire l'ovale del viso anche per quanto riguarda il nostro zigomo. Non dimentichiamoci mai il sottomento e anche il collo. Molto bene, la base è quasi terminata, la lasciamo un attimo da parte e un attimo a occuparmi degli occhi. Oggi io voglio farvi vedere un trucco abbastanza neutro sui toni del castano marrone, giusto per dare un po' di effetto di make up, giusto perché siamo in casa, appunto potete fare tranquillamente e soprattutto senza impegno. Wet n Wild, la tonalità Natty, è un marrone shimmer, quindi un nocciola. Vado ad utilizzarlo per l'arcata dell'occhio con un mio pennellone di queste dimensioni. Ok, in questo modo abbiamo già un occhio un po' più profondo.
A questo punto prendo la palette di NYX, la Perfect Filter, e utilizzo un beige marroncino dorato, sempre che rifletta un po' la luce, in modo da dare un punto luce su appunto la palpebra mobile. Quindi semplicemente con un dito andate a prendere il colore e lo andate ad applicare sulla palpebra. Vedete? Prendiamo sempre un colore neutro abbastanza chiaro per non farci sembrare dei panda e andiamo con un pennellino di queste dimensioni a dare una profondità su questa zona qua dell'occhio. E creiamo questa profondità che vi posso dare per quanto riguarda questi make-up molto naturali. Dovete andare a vedere allo specchio dove il vostro sguardo cade, quindi in questa zona qui possiamo andare sia sopra che sotto con un piccolo pennello a punta molto sottile, con un marrone più scuro, a dare un effetto di eyeliner impercettibile, perché questo ricordiamoci che è un trucco veramente da tutti i giorni e si può utilizzare addirittura in casa, tanto è semplice, ma dà quell'effetto per focalizzare sull'occhio e sul colore dell'occhio quanto basta. Quindi sempre con la mia palette vado a prendere il colore più scuro e lo vado ad applicare esattamente dove vedo che il mio occhio cade. Ecco, in questo caso il mio occhio è proprio in mezzo. E facciamo una semplice passata di marrone più scuro proprio lì. Stessa cosa dall'altra parte, guardo bene dritto davanti a me e sulla parte centrale passo il marrone scuro. Ok, vedete che già in questo caso se io guardo dritto ho la parte più superiore più scura. La stessa cosa facciamo con la parte inferiore, dove cade l'iride abbiamo il punto dello scuro. In questo caso guardo dritta. Ok, in questo caso come vedete ho una profondità leggermente diversa da prima, che c'erano tutti i colori chiari, quindi andiamo ad effettuare semplicemente uno sguardo verso lo specchio dove guardiamo che c'è la nostra pupilla, quindi il nostro iride, andiamo sotto e sopra ad enfatizzare e focalizzare con un marrone scuro, chi preferisce il nero però diventa un po' più artificioso, il nostro colore dell'occhio. Quindi andiamo a dare un focus solo sullo sguardo per valorizzare il nostro colore e ovviamente non su tutto l'occhio, che appesantirebbe tutto quanto il nostro lavoro. Sull'occhio ci manca il punto luce. Per prendere il punto luce più luminoso che ho e vado semplicemente con un pennellino, o se preferiamo anche con un dito, a valorizzare la parte della ghiandola qua interna, illuminando tutto l'occhio. Di andare anche un po' sull'interno dell'occhio, in questo modo si aprirà proprio. Passiamo per il momento alle sopracciglia in modo da valorizzare tutto lo sguardo. Io vado con la mia mitica pencil di NYX ad alta precisione e andiamo a fare le nostre sopracciglia e a rimetterle un po' a posto. Allora, io parto sempre dalla parte interna, quindi andiamo a sfumarle. Voilà, sopracciglia sono pronte. Ora dobbiamo passare all'ultima fase per gli occhi, ovvero le ciglia. Quindi vado ad applicare le mie amatissime ciglia finte, ciuffetto per ciuffetto, solo per dare un po' più di volume. Quindi ok, perfetto. Allora, una volta che ho applicato le ciglia finte, quindi vado ad applicare il mascara per rendere tutto molto più naturale. Il mio super mascara Better Than Sex. Potete notare, si può vedere la differenza, dove quando passo col mascara unisco le mie ciglia a quelle finte e quindi sembra un tutt'uno molto amalgamato. Fatto. Siamo davvero alla fine, ragazzi, di questo tutorial su come si sta tranquilli a casa ma comunque anche truccati. Ultimi passaggi, andiamo a illuminare tutto l'incarnato
e ad occuparci delle labbra e del colorito. Ok, allora, sempre con la nostra mitica palette o comunque con un colore che avete illuminante, andiamo a prendere come prima il punto luce più chiaro e lo andiamo ad applicare su arcata delle sopracciglia in modo da minimizzare il contrasto tra lo scuro e il chiaro. Passiamo al colorito delle guance, io utilizzo una terra molto neutra perché poi voglio concentrarmi sul blush, quindi pennellone, terra e vado a dare delle sfumature sulle guance. Per sfinare il naso potete tranquillamente andare sulle parti più esterne, sulla punta, un po' sul mento. Passiamo poi al blush, io utilizzo quello di Wet n Wild oggi ed è un rosa pearlescente, infatti il nome del prodotto è proprio Pearlescent Pink. Con un pennellino un po' più ristretto del precedente per la terra andiamo ad applicarlo sulle guance sorridendo. Lo applico leggermente anche un po' sul naso, dopodiché passiamo sul naso, sullo zigomo alto ma poco per non essere troppo artificiose, sulle labbra e con un'altra beauty blender andiamo sopra tutto il viso per uniformare tutto quello che abbiamo messo. Per ultime le nostre labbra, utilizzo una matita semplicissima di Kiko a lunga tenuta e andiamo a fare il contorno delle labbra per il make up di oggi. Ragazzi, ho voluto scegliere una tonalità di rossetto che mi desse una gioia di vivere immensa, che mi ricorda molto il colore dei fiori di ciliegio che si vedono adesso in primavera, e quindi ho voluto optare per questo prodotto qui, prodotto di Dior, il numero 414 Saint Germain, perché è, a parte il profumo che sa di miele, è un rosa molto molto vicino alle mie labbra e quindi si può tranquillamente utilizzare anche solo picchiettandolo per dare un effetto di molto naturale sulle labbra. E voilà, adesso vado ad asciugarmi i capelli. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato, spero che vi piaccia il mio make-up. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un like, nei commenti qui sotto se avete delle preferenze su altri make-up da inventare, sperimentare, lasciatemi il commento. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!